Perché manca il livello di flessione. No, 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 non, è impossibile che tu riesca a scardinarlo. Fino agli anni 50 le carrozzerie creavano le parti non meccaniche delle automobili, che le case costruttrici non realizzavano. Oggi preparano allestimenti per vetture in produzione limitata. Un esempio è quello della Fiat 500 Tender 2, nata nella storica carrozzeria Castagna di Milano. Per evitare qualsiasi tipo di problema sono state inserite due barre longitudinali che proteggono i lati e che fanno sì che comunque la vettura possa essere estremamente sicura anche in caso di incidente, e c'è una piastra sul fondo che fa sì che comunque il tutto resti un blocco unito e compatto. Sulla 500 abbiamo creato questo Passion Kit Eco, l'abbiamo chiamato così, che consiste nel prelevare tutta la parte relativa al motore termico che non occorre più e rimpiazzarla con uno shelf, un powertrain completamente elettrico. Il motore elettrico è prodotto dall'Ansaldo ed è un motore di serie che è stato adottato per questa vettura. Quest'auto monta batterie al sale prodotte dalla FIAM. Le batterie vengono completamente scaricate o lasciate cariche, 8 mesi dopo, un anno dopo, basta sostanzialmente dare energia al sistema che riporta la temperatura d'esercizio necessaria per creare la combinazione chimica all'interno della batteria e la vettura riparte immediatamente. L'assetto è stato completamente rivisto, visto che abbiamo una diversa distribuzione dei pesi tra anteriore e posteriore rispetto alla vettura di serie. In questo caso abbiamo una leggera preponderanza posteriore, per cui hanno lavorato con le molle sull'anteriore per evitare qualsiasi comportamento poco piacevole. A parte la sensazione di libertà che offre, la sensazione del vento che ti avvolge, sembra quasi di stare in una motocicletta, il comportamento è assolutamente piacevole. Non ha reazioni strane, e il vantaggio del peso tutto dietro permette anche di sfruttare un po' di più il comportamento dinamico della vettura per divertirsi nel momento in cui ci sono le curve. È una situazione un po' particolare, considerando che questo è un tipo di vettura con cui sicuramente non si va a correre. Quindi sempre più il cliente ce lo chiede, anche perché è bellissimo anche sotto forma di godibilità dell'oggetto. Andare in giro con una macchina completamente aperta e sentire solo il rumore del vento. Le nostre macchine rassomigliano, quando sono su strada, rassomigliano più a delle barche a vela che delle barche a motore. Gioacchino Acampora, il designer della carrozzeria Castagna, nel progettare questa vettura ha voluto anche divertirsi e quindi si è concesso alcuni giochi che ovviamente su vetture normali non troveremo mai. Abbiamo il chiller per tenere in fresco la bottiglia d'acqua o la bottiglia di vino, che può tornare comodo nel corso di un picnic sulla spiaggia alla sera, e il tutto è regolabile con uno schermo tipo pad che troviamo all'interno del montante anteriore sinistro. La produzione Castagna è ricca di legno fin dagli anni 30, quando progettò la serie di station wagon Woody dalle scocche in legno che si contrapponevano alla lamiera. Gli arricchimenti in teca acciaio, d'altro canto, evocano atmosfere nautiche. Ma come avviene il trattamento di questo materiale? Il legno massello viene fatto stagionare ed evaporare secondo un procedimento appositamente studiato, che lo rende resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione marina. Poi è sottoposto alla frisatura a controllo numerico, che permette di ottenere dei pezzi conformi ai parametri stabiliti dalle case automobilistiche. Infine, l'assemblaggio, dimandato ai tecnici della carrozzeria. Il tech ha una sua patina, ha un suo olio interno che gli regala una luce tutta particolare, però poi in base alle esigenze del cliente il legno viene finito con una vernicetta trasparente, lucida o piuttosto che opaca, oppure a olio, a cera, come meglio crede. Un altro particolare importante sono gli oggetti in midollino. Questi sono quelli che stanno dietro al poggiatesta della vettura e come avete visto ci sono parecchie paratie in midollino che servono per fare in modo che il carico al retrotreno non venga disperso, per cui una persona può andare a fare shopping e poi mette le chiusure in midollino ed è sicuro che la spesa non cade. Dopo un po' che si va in giro con la Tender 2 ci si rende conto di due cose: o si passa troppo osservati perché tutti si voltano a guardarla e perché comunque è una vettura che si nota,
o si passa inascoltati, perché se non fosse per il cicalino che avverte del proprio sopraggiungere, i pedoni non si accorgerebbero assolutamente del passaggio di questa vettura. Ecco, questo è il programma che abitualmente usiamo per la modellazione tridimensionale. Qui c'è tutta la vettura con tutti gli accessori, per cui siamo degli artigiani, ma degli artigiani moderni, anche perché oggi non si può essere in maniera diversa. Quindi virtualizziamo l'oggetto, come fanno tanti altri nostri colleghi, centri stile delle case automobilistiche, in maniera completa, dalle viti a ogni elemento viene riprodotto e viene digitalizzato. La Tender 2 di Castagna è una vera e propria vettura da amare. Tutto è pensato per poter resistere al meglio a quello che può essere un utilizzo da spiaggia, da vacanza, quindi con i piccoli imprevisti che può essere un sole molto forte o può essere anche un piccolo temporale. Ecco che allora tutti i tessuti sono stati già previsti per poter resistere anche a qualche goccia d'acqua. Abbiamo comunque un rivestimento nella parte centrale del sedile molto fresco per quando invece recuperiamo la vettura che magari è stata parcheggiata sotto il sole, in modo da non doverci scottare. Troviamo una connotazione di interno da barca, quindi tanti gavoni, tanti spazi dove lasciare gli oggetti che possono servire, ai lati, quindi dove ci sono i longheroni della vettura, oppure dietro i sedili, dove proprio effettivamente troviamo due grossi spazi dove mettere di tutto e di più. Per quanto riguarda la plancia, è rimasta esattamente quella della 500 di base, a cui sono stati integrati quelli che possono essere i comandi di funzione del controllo del pacco batterie e del controllo del motore elettrico. Questa auto è esente dal bollo e non ha bisogno di tagliando, se non di un controllo generale all'anno e del cambio del liquido freni ogni 2 anni. La manutenzione per la parte elettrica è 0. I tempi di ricarica vanno dalle 4 alle 8 ore, 130 km di autonomia. Lo schermo touch del longherone sinistro permette di accendere e spegnere la vettura, fornisce informazioni sul suo stato, attiva e disattiva i vari accessori come chiller, pompa per la doccia e così via. La batteria è garantita 10 anni, la parte di gestione elettronica 2. Per le parti comuni l'assistenza è erogata dalla rete Fiat, per quelle custom interviene la carrozzeria Castagna. Non esistono prezzi di listino, ogni Tender 2 è realizzata sulle specifiche richieste del committente.